Savadika, Pompi Fan, e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Nel frattempo fuori diluvia, piove, nevica, non so, grandi, non so quello che sta succedendo fuori. Che tempo, oh, ragazzi, ma perché non viene l'estate? Comunque, stavo dicendo, in questo video parlerò del fatto che praticamente si sta cercando di creare, di amplificare un programma sanitario che già esisteva prima, il programma dei 30 baht, che è una sorta di assicurazione sanitaria per i cittadini thailandesi, per alcuni cittadini appunto thailandesi, assicurazione, quindi alcuni, quelli che la sottoscrivono, appunto per permettere a chi ha sottoscritto questa polizza assicurativa di farsi curare in tutto il paese. Detto questo, vi ricordo che il link è sotto in descrizione, quindi potete andare a appurare voi tranquillamente l'articolo, a controllarlo, a leggerlo e a vedere anche altri articoli. Detto questo, non mi resta che ricordarvi e rinvitarvi, se ancora non l'aveste fatto, ad iscrivervi al canale, che è cosa buona e giusta, e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciarmi dei like su questo video e condividerlo, se volete, sui vostri social, che magari qualcuno dei vostri amici potrebbe essere interessato alle notizie sulla Thailandia. Detto questo, andiamo a leggere l'articolo. Il primo ministro generale Prayut Chan-o-cha ha ordinato al Ministero della Salute Pubblica di prendere accordi in modo che le persone possano ricevere cure in qualsiasi struttura medica nell'ambito del nuovo schema sanitario 30 baht, che sarebbe detto anche la Gold Card. Quindi assicurazione ti danno la Gold Card ed è lo schema sanitario dei 30 baht. Questo l'ha detto il signor Anucha Burapacha Isri, chiedo scusa per la pronuncia, ma purtroppo cognomi difficili mi vengono, mi è difficile da, quando sono lunghi, che è il portavoce dell'ufficio del primo ministro. È stato lui a dare questa notizia che il primo ministro ha ordinato al ministero di prendere accordi. Il nuovo programma sanitario dei 30 baht è stato migliorato con 4 opzioni. 1. I bancocchiani affetti da malattie croniche come il diabete, l'ipertensione, possono ricevere cure mediche presso l'unità di cure primarie situata nel distretto in cui vivono dal 1 novembre. I pazienti possono fissare un appuntamento tramite l'app per smartphone, mentre il servizio sarà esteso a tutti i pazienti ambulatoriali nella fase successiva. 2. Pazienti ricoverati nel programma possono ricevere cure mediche negli ospedali senza utilizzare il modulo di trasferimento del paziente. Il National Health Security Office creerà un sistema online per collegare i dati dei pazienti tra cliniche e ospedali. Un titolare della Gold Card può cambiare l'unità di cure primarie da cui desidera ricevere cure mediche senza aspettare 15 giorni. Perché una volta che si sposta, anche l'altro ospedale, l'altra clinica dove lo arriverà, potrà accedere al database con tutte le visite, tutti i farmaci, tutto quello che insomma di medico ha vissuto questo paziente. Questa opzione mira a facilitare, ad agevolare le persone che devono cambiare casa. I malati di cancro possono ricevere cure in ospedali specializzati nella fornitura di protocolli di trattamento del cancro, telemedicina, telefarmacy e chemioterapia domiciliare. Una volta che le unità di cure primarie invieranno i dati dei pazienti affetti da cancro alla National Health Security Office, l'ufficio fornirà agli ospedali
che non sono affollati per il paziente per consentire loro di ricevere il trattamento prima possibile. Quindi l'ospedale non farà altro che smistare, cioè l'ufficio non farà altro che smistare questo paziente, questo malato di cancro, nell'ospedale dove non c'è attesa, dove non c'è una lunga attesa, e quindi viene mandato in quell'ospedale là e verrà curato subito appena arriva. Bene. Ragazzi, io chiedo scusa, sono sempre più stanco, sempre più sbadato, sempre più... non lo so, no, non lo so. Sono stanco, ragazzi, sono stanco. Bene, con mamma clap per aver visto il video fino a questo momento. Inoltre volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre volevo anche invitarvi, se ancora, se volete, a lasciarmi dei like su questo video e a condividere questo video sui vostri social. E niente, noi Leopold Gamma e Pony ci vediamo domani, forse. Non lo so, ragazzi, non lo so. Che dura la vita. Ciao.